Grazie, pace e buonasera a tutti. Buonasera, 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 buonasera. Oh, sono particolarmente contento stasera perché stamattina ho potuto ministrare in televisione qui in Sudafrica, televisione nazionale, per Showmax. Showmax è un canale streaming come Netflix. È il più grande di questa nazione e mi hanno detto che è una serie, stavano facendo una serie televisiva sulle sette in Sudafrica e in particolare una che è molto attiva qui a Hermanus. Quando mi hanno chiesto di fare l'intervista, però gli ho detto che più di parlare delle sette avrei predicato l'amore di Dio e la sua grazia. Se gli andava bene, avrei consentito a fare l'intervista. Hanno detto che di sì, e così ho testimoniato per quasi un'ora a tutta la nazione. Gloria a Dio. Quindi sono parecchio contento, parecchio, parecchio contento, perché è stata un'occasione meravigliosa di poter... Sì, ho risposto alle loro domande, indubbiamente, ma ho sempre spostato l'attenzione da ciò che è brutto con l'uomo a ciò che è bello con Gesù. Perché l'importante non è quello che l'uomo fa, l'importante è quello che ha fatto Dio in Cristo. Gloria a Dio. Quindi bene, sono molto 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 contento. Ma per stasera, come potete vedere, non sono a casa mia, ma a casa di mia figlia, a fare da babysitter ai miei due nipotini, Celeste di là nell'altra stanza, e io sono qui a casa di mia figlia mentre i due nipotini stanno dormendo, perché qui sono già le 9 qualcosa. Il titolo di stasera: ci sono due mucche che mi stanno cercando. Sottotitolo: cosa fare quando la fede è in riserva. Spesso si arriva al momento in cui si è pregato tutto ciò che si può pregare, creduto tutto ciò che si può credere, sperato tutto ciò che si può sperare. E ancora la risposta non arriva. Lo so che per tante persone purtroppo quella è una cosa impensabile, perché Dio guarisce tutti, prospera tutti, risponde a tutte le preghiere, eccetera, eccetera. Però per me invece ho notato che non è così. E quindi quando la risposta non arriva, cosa fai? Cosa fare? È come quando si finisce la benzina e sai che c'è la lucetta, pip, 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 c'è la lucettina con la freccetta sullo zero, e ci si rende conto che se non troviamo in fretta un distributore rimaniamo a piedi. Lo so che voi non avete problemi con la fede. Io sto parlando di me, ok? E di un paio di persone che sono d'accordo con me, che qualche volta arrivi al punto in cui dici: ma ragazzi, qui speriamo, non lo so, però io sono in riserva, non ho più fede abbastanza per andare avanti. Cos'è successo? Perché la soluzione ai miei problemi tarda così tanto ad arrivare? Non ho abbastanza fede? Non ho pregato abbastanza? Dove ho sbagliato? Dio si è dimenticato? Nel libro di Isaia 49, dal 15 al 16, dice: può una donna dimenticare il bambino lattante e non aver compassione del figlio delle sue viscere? Anche se esse dovessero dimenticare, io non ti dimenticherò. Questo è Dio che sta parlando a Israele. Cioè, io ti ho scolpita, la parola letteralmente nell'ebraico è intagliata, è come una parola vicina al tatuaggio. Ti ho intagliata sulle palme delle mie mani. Immaginatevi, Dio che ti dice: Matteo, è venuto su Matteo, Matteo, il tuo nome è tatuato nel palmo della mia mano, è intagliato, tatuato nel palmo della mano di Dio. E il mio nome, il tuo nome, il nome di Angelina, il nome di Manuela, il nome di Fabio, il nome di Rosario, il nome di Marina, il nome di Antonella, il nome di Ursi, tutti i nostri nomi sono intagliati, sono tatuati nella mano di Dio. Ed è per quello forse anche che Gesù dice: nessuno potrà mai toglierti
dalla mano del padre, dalla mia mano e dalla mano del padre. Perché? Perché il tuo nome è stato intagliato, è stato tatuato, è marchiato nella mano di Dio una volta per sempre. E dice, siccome è intagliato, scolpito sul palmo delle mie mani, io non ti dimenticherò. Oh, e se Dio ha fatto questa... Se Dio ha fatto questa promessa al suo popolo di Israele nel Vecchio Testamento, quanto di più essa vale per i suoi figli nella Chiesa oggi nel Nuovo? Giusto? Cioè, non dobbiamo pensare che il Vecchio Testamento non viene più applicato. No, quello, il Vecchio Testamento era diretto a Israele, la maggior parte di quello che diceva, ma da qualsiasi parte della Bibbia, da qualsiasi parte di questo libro, puoi trarre pepite di rivelazioni, perle di vita e bicchieri pieni di come si chiama, di ricostituenti per la tua fede. E quindi anche pur averla fatto questa promessa al popolo di Israele, ancora di più è valida per ognuno di noi nel Nuovo Testamento, dopo la croce, che Dio dice il tuo nome è intagliato, è tatuato, è marcato, è marchiato nella mano di Dio e non ti nessuno potrà mai rapirti dalla sua mano. Oh. Voglio leggere prima epistola dell'Apostolo Pietro, capitolo 1, dal versetto 3 al versetto 9, che dice questo: benedetto sia il Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua grande misericordia ci ha rigenerati, rigenerati a una viva speranza per mezzo della risurrezione di Gesù Cristo dai morti. Attraverso la risurrezione di Gesù Cristo noi abbiamo la speranza, siamo stati rigenerati a questa speranza di cosa? Di vita, di risurrezione in Cristo. Per un'eredità incorruttibile, per un'eredità, chi è che riceve l'eredità? I figli. Ecco perché diverse parti della Bibbia parla degli ubriaconi, degli omosessuali, di questo, che non erediteranno, non perché sono ubriaconi e sono omosessuali, ma perché non sono figli. In quanto non ereditano, non sono figli, e se non sono figli, non importa, possono essere dei santi, i papa, possono essere quello che vuoi, puoi essere buono quanto vuoi, ma se non sei figlio in cielo non ci vai. A casa di papà non c'entri. Ok, andiamo avanti. Cioè, per un'eredità incorruttibile, incontaminata e che non appassisce. No, da bene, se sei salvo sarai sempre salvo. L'eredità è incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, conservata nei cieli per voi. Io trovo sempre difficile a capire il perché certe persone si ostinano con rabbia, non so se avete seguito gli ultimi, quando ho messo quel piccolo clip di video sul rapimento, mamma mia ragazzi, apriti cielo, sono partite di tutto e di più, arrogo, uccidetelo, anticristo, imbecille, asino, lupo, ma me ne hanno detto di tutto e di più. E perché? Non credo tanto per quello che ho detto sul rapimento, quanto per il fatto che al mio nome viene associata quella cosa che viene chiamata ipergrazia. No? E uno fra l'altro mi ha detto non c'è la parola rapimento come non c'è la parola ipergrazia che ti sei inventato tu. Ah, veramente, guarda, io prima di tutto non me lo sono inventato io, perché se l'ha inventato Michael Brown, quello che ha scritto il libro Ipergrazia. Quindi io non l'ho inventato, e anche se l'avessi inventata non sarei stato io, perché è stato l'Apostolo Paolo nei Romani 5:20, dove dice che dove il peccato abbonda la grazia sovrabbonda. Quella parola grazia sovrabbonda è la parola caris, iper periseo, iper caris, iper grazia, la grazia sovrabbonda, iper abbonda, è sopra. E io non riesco a rendermi conto perché la gente si deve
arrabbiare così tanto quando io dico che se sei un figlio rimarrai sempre figlio. Ma dico, ma ragazzi, ma è difficile leggere una cosa del genere? Un'eredità incorruttibile, incontaminata, che non appassisce, conservata nei cieli per voi, ma cosa vuol dire? Vuol dire che la puoi perdere? Non mi sembra. Versetto 5. Che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvezza che sarà prontamente rivelata negli ultimi tempi. A motivo di questo, voi gioite, anche se al presente, per un po' di tempo, se questo è necessario, dovete essere afflitti da varie prove. Pietro sta scrivendo alla diaspora, che sono i credenti ebrei sparsi. Infatti il primo versetto dice: Pietro, apostolo di Gesù Cristo, agli eletti che risiedono come stranieri dispersi nel Ponto, nella Galazia, nella Cappadocia, nell'Asia e nella Bitinia. Gli eletti, che sono i suoi fratelli, gli ebrei dispersi, quella che si chiama diaspora, la dispersione degli ebrei nel mondo. E Pietro sta parlando a loro, ed è per quello che gli sta dicendo: state passando delle prove difficili. Perché? Perché gli ebrei che si convertivano erano perseguitati non solo da Roma, ma anche da Gerusalemme, per cui erano delle prove difficili, tremende, affinché la prova della vostra fede, che è molto più preziosa dell'oro che perisce, anche se viene provato col fuoco, risulti a lode, onore e gloria nella rivelazione di Gesù Cristo. Oh, adesso sentite, che pur non avendolo visto, voi amate. Che meraviglia, ragazzi. Pur non avendolo visto, voi amate, credendo in Lui anche se ora non lo vedete. Cioè, non l'avete mai visto, fratelli della diaspora? Non l'avete mai visto, eppure lo amate. E anche se non lo vedete adesso, però ci credete. E questi siamo noi, ragazzi, ognuno di noi. Tu l'hai mai visto Gesù? Sì, no, io ho avuto una visione, ma facciti un piacere, ma quale visione? Ma stai tranquillo, non l'hai mai visto Gesù? No, ma lui è entrato, io... Ok, vabbè, allora non parlo con te, parlo con quegli altri, quelli che hanno la testa a posto come me, che non l'hanno mai visto, ok? E non sto dicendo che Gesù non può apparire alle persone, senz'altro, ma il 99% delle volte che uno dice ho visto Gesù è perché ha mangiato troppo formaggio la sera prima, ok? Ma andiamo avanti, quindi voi non l'avete visto, qui Pietro sta parlando a tutti gli ebrei della diaspora e dice non l'avete visto, voi non l'avete visto eppure lo amate, non lo vedete eppure ci credete. E questo siamo noi, siamo ognuno di noi che non l'ha visto eppure lo ama, e non lo vediamo eppure ci crediamo. Immaginatemi un attimo la meraviglia di questa cosa, la meraviglia della fede senza prove. No, io credo perché il Signore mi ha guarito. Ok, bravo, mi fa piacere. Io credo perché il Signore mi ha prosperato. Ok, molto bene. Io credo perché il Signore... Ma senz'altro, benissimo, sono felice per te. Ma sei capace di credere anche se non rispondo alle tue preghiere? Sei capace di amarlo anche se non lo vedi manifestarsi nella tua vita? Perché qui è l'amore mio, la chiave della fede. Paolo stesso, quando dice un altro posto dove appare la parola iper, ipernicao, siamo più che conquistatori, quando dice siamo più che conquistatori. Chi è il più che conquistatore? Il conquistatore è quello che viene guarito, che viene prosperato, riceve le promesse, le sue preghiere vengono esaudite, eccetera. È un conquistatore, ma sai chi è più di un conquistatore? È quello che continua a credere, continua ad amare Cristo, continua a credere in Cristo anche se non riceve le promesse. Lui è più che conquistatore. Ma Pietro va avanti e dice... anche se ora non lo vedete, voi esultate di una gioia ineffabile e gloriosa, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime. Oh, c'è un amico mio carissimo, Ivan, probabilmente lo conoscete tutti, che mi chiama John Wayne, il John Wayne della grazia, non so bene perché, ma mi chiama John Wayne. Ok, vi ricordate John Wayne, The Duke, quello che faceva tutti i film western, eccetera, eccetera. Vi ricordate nei film western che c'era la pattuglia piccolina di giubbe blu che erano state circondate dagli indiani? C'erano 357.000 indiani che
gli girava intorno e questi qui, pa, 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 mezza dozzina di giubbe blu che li ammazzavano tutti, no? Un proiettile ne faceva fuori 152. Pam, 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 pam. Però a un certo momento continuavano a venire dalle montagne, continuavano ad arrivare. E allora cosa succede? Parte una delle giubbe blu, dice, vado a chiamare i rinforzi. Parte e va e cammina e se n'è andato, non lo vedi più, però quelli continuano pa, perché sanno che quello lì è andato a prendere i rinforzi e che prima o poi i rinforzi arrivano. E questo è quello che sta dicendo Pietro sta dicendo: non lo vedete, ma continuate a credere con una gioia ineffabile. Perché? Perché dentro il cuore sappiamo che i rinforzi stanno arrivando, che Gesù non ci lascerà mai soli, o in questa vita o nell'altra, ci sa, la vittoria è nostra, punto e basta. Non c'è dubbio, non c'è mancanza, niente. La speranza, la benedetta speranza è quella di sapere dove andiamo, che apparteniamo a Cristo. Ed è per quello che il diavolo odia quella certezza con tutto il suo odio possibile, perché quando sei certo hai una gioia ineffabile e gloriosa. Ma voglio raccontarvi la storia di un paio di mucche, così arriviamo al titolo di questo video. In Prima Samuele capitolo 4, 5 e 6, c'è la storia di quando Israele viene bastonata dai Filistei. Dov'è che erano? Aspetta, prima Israele, fammi vedere un attimino, prima Samuele 4, erano a... Prima Samuele 4, arrivo un attimino, prima Samuele 4, uscì a combattere contro i Filistei e si accampò presso Ebanezer, Afek, eccolo qua, e i Filistei erano accampati a Afek. A Afek c'erano tutti i Filistei che si erano accampati E da lì massacravano Israele, l'esercito di Israele. La battaglia era persa, ok? Allora, nel campo di Israele i preti, i comandanti dicono: ragazzi, andiamo a prendere l'arca a Shiloh, che è l'arca della promessa, l'arca del patto, era a Shiloh nel tabernacolo, e andiamola a prendere e la portiamo nel campo, nella battaglia, un po' come un amuleto, no? un po' come il cornetto rosso che ci porta fortuna, no? E Dio non gli vanno bene quelle cose lì, non gli vanno bene. Quindi lo vanno a prendere, lo portano nel campo dove i Filistei, i capi dei Filistei, dicono: non importa se è venuto l'arca, lottate come gli uomini, come degli uomini, con coraggio, eccetera. E i Filistei vanno lì e massacrano un'altra volta Israele. Una grande strage, pur con l'arca lì. E cosa succede? Succede che il sommo sacerdote, che si chiamava Eli, aveva due figli, Ofni e Fineas, e tutte e due muoiono. E la nuora di Eli, che partorisce un figlio, lo chiama Ichabod, che vuol dire la gloria se n'è andata. Vengono a dire a Eli che i Filistei hanno catturato l'arca del patto, lui gli viene un accidente, casca all'indietro, si spezza il collo e muore. Quindi, ragazzi, è una giornataccia per Israele, non so se vi rendete conto, ma è proprio una giornataccia. Cosa fanno? Prendono Ichabod, vuol dire la gloria se n'è andata, la gloria Chabod. Chabod è la gloria di Dio, la presenza, la gloria di Dio. E il Chabod vuol dire se n'è andata, non c'è più. Quindi immaginatevi in una situazione come tante volte ci troviamo io e te, quando ci guardiamo intorno e pensiamo: ragazzi, qui
la gloria se n'è andata. Vi ricordate come i discepoli nella barca quando Gesù dormiva? Ma non ti preoccupi che stiamo affondando, che stiamo morendo tutti. E la gloria se n'è andata, e le risposte non vengono, e le cose non cambiano, e la gloria se n'è andata. E allora cosa fanno? I filistei prendono l'arca del patto e la mettono nel tempio di Dagon. Dagon era uno dei loro dei, uno dei dei principali, ed era praticamente il corpo di un uomo e il torso di un pesce, e aveva le due pinne fuori così, con una tavola di pietra sopra, dove si dice che accendevano di sotto il fuoco e praticamente ci sacrificavano gli appena nati, i bebè. Non sono ancora cambiati quei filistei lì, va bene, lasciamo perdere. E quindi poi mettono l'arca nel tempio di Dagon, e purtroppo la tenebra, purtroppo, meno male, la tenebra con la luce non va tanto bene. Quindi arrivano il giorno dopo e l'arca è lì tranquilla, e Dagon con la faccia nel fango. I filistei, dai Dagon, dai, non farlo scemo, dai, tirati su, lo ritirano su, lo rimettono in piedi, e lo mettono in piedi un'altra volta, e lasciano lì l'arco un'altra volta nel tempio. Il giorno dopo vanno a trovare, e questa volta c'è Dagon che sulla soglia del tempio è caduto e si è spezzato in due ed è rotto, e l'arca è sempre lì che... E io mi sono immaginato, no? Una volta, perché l'hanno trovato sulla soglia? È una statua, come ha fatto? Perché probabilmente ha cercato di andarsene dalla presenza dell'arca. Eh sì, perché state tranquilli, amici miei, non lasciatevi dire scemate dalle persone. I demoni se ne vanno quando entra Cristo, quando entra la luce. Non avete bisogno di liberare la luce, no, la luce distrugge la tenebra, che ti piaccia o no. Non hai bisogno di essere liberato dalle tenebre, accendi la luce e la tenebra se ne va. No, non mi sembra un ragionamento difficile, però purtroppo cosa succede? Succede che se io in qualche modo continuo a predicare questo fatto, che adesso ragazzi è di moda, io ho visto dei video in America che mi fanno raccapricciare questi pagliacci ciarlatani che vanno in queste chiese enormi e alla fine arrivano a centinaia davanti a farsi esorcizzare. E sputano, e vomitano, e tossiscono, e tutti quanti, nel nome di Gesù, io scaccio di qui, io scaccio di là, io scaccio di qui. Ma cosa scacci cosa? Ma cosa scacci cosa? Ma accendi la luce, e la tenebra se ne va. Se sono salvi, non possono essere posseduti dal demone. Però, se tu continui a dirglielo, tu continui a dire che c'è quella possibilità, il diavolo se ne approfitta e incomincia a mettergli delle idee strane nella testa, e vengono avanti per farsi esorcizzare, pur essendo salvati. Perché dopo che hai predicato che puoi essere posseduto dal diavolo anche se sei un cristiano, la gente incomincia a crederci e il diavolo se ne approfitta. E lì vengono i disastri che vedi in queste chiese americane. Insomma, ci sono delle cose, ragazzi, vabbè, lasciamo perdere, ma sono veramente da mani nei capelli, perché non sono più ciarlatani, non sono più buffoni, sono più pagliacci, sono criminali, perché distruggono le vite di queste persone che credono a quello che questi qua gli dice. Comunque andiamo avanti. Quindi cosa succede? Succede che c'è l'arca, c'è Dagon cerca di andarsene, e sulla soglia del tempio cade, si spezza in due, eccetera. Allora, i filistei dicono, uè, momè, qui non va mica bene, ogni volta che lo portiamo nel tempio di Dagon, comunque lo cade, si spacca, eccetera, eccetera. Poi cominciano a sentire delle urla, la gente comincia ad avere dei tumori. Io ho una mia versione di questo. Perché? Perché la Bibbia questo tipo di tumore lo chiama emorroidi, che va bene, lasciamo perdere, ma non credo, perché
quando fanno l'offerta, adesso poi ve lo spiego, quando fanno l'offerta dei topi. Perché dei topi? Dei ratti, perché i ratti portano la causa del tumore, come dice più avanti nella Bibbia. E cos'è che porta? Vi ricordate che la peste bubonica, questi appunto i tumori della peste, era stata sparsa a Londra, eccetera, eccetera, proprio dai ratti, dai topi. E quindi io immagino, non lo so, perché la Bibbia dice emorroidi, e purtroppo ho fatto un errore che non me l'hanno perdonato quando ho detto che la parola rapimento non esiste nei nuovi testi, e invece esiste, come mi ha spiegato Walter Biancalana, e lei non mi hanno perdonato. Comunque lasciamo perdere, non vorrei fare un altro errore, quindi penso che sia la peste bubonica. E quindi cosa fanno questi filistei dopo sette mesi che la gente muore per colpa di questa peste bubonica, questi tumori, eccetera? I sacerdoti filistei dicono: prendete un carro nuovo, attaccateci due vacche, e questi sì, sono i miei nipotini, però li ho trovati e allora ho pensato di fare un'illustrazione. Attaccateci due vacche che hanno appena figliato, metteteci sopra l'arca del patto di Israele, metteteci 5 topi d'oro e la rappresentazione di 5 tumori d'oro, e dategli uno schiaffo sul sedere alle vacche e vediamo quello che succede. Se le vacche che hanno appena figliato tornano nella stalla dove ci sono i loro vitelli, vuol dire che tutta questa peste, questi problemi, eccetera, eccetera, non hanno niente a che vedere con la realtà, che è una coincidenza. Ma se per caso invece le mucche, le vacche, pur sapendo che i loro vitelli sono nelle stalle, voi sapete benissimo che una mamma non si allontana dal piccolino, un animale è la stessa cosa, non si allontana, la vacca non si allontana dal vitello. E la Bibbia dice: muggendo mentre se ne andavano, muggendo, non voglio andare a Israele, non voglio andare a Israele, però ci devo andare perché Dio mi forza ad andarci. Dice: se va a Israele, vuol dire che questa è una cosa che è stata iniziata da Dio. E cosa succede? Succede che queste due mucche pigliano il carro e si avviano verso Israele. Ora, questo è quello che voglio raccontarvi. È il fatto che mentre Israele era nella valle di di Ebanisa, dunque le vacche con il carro arrivano, mamma mia ragazzi, ma mi sono dimenticato, scusatemi, 5, 6, 6, Beth Shemesh, la casa del sole, arrivano a Beth Shemesh, nella casa del sole, dove c'era, questo è bellissimo perché è un'ombra, una terra delle ombre bellissima, c'è Giosuè, al campo di Giosuè che è Yoshua, che è Yahweh salva, che è un'immagine di Cristo. Queste due vacche con la promessa arrivano dove? Nel campo di Cristo, dove Cristo manifesta la promessa. Beth Shemesh, nella casa del sole, nella casa, ok, andiamo avanti, quindi arrivano lì. Però prima c'era questa atmosfera di Ichabod. Vi ricordate, vi ho raccontato, il sommo sacerdote Eli muore, la nuora partorisce il bambino, lo chiamano Ichabod, la gloria se n'è andata, Ofni e Phinehas, i due figli del sommo sacerdote, muoiono, 70.000 soldati muoiono, vengono massacrati, Israele viene massacrata, e la gloria se ne va, e sono tutti lì che stanno piangendo, sono tutti lì tristi, eccetera, eccetera, e appena dall'altra parte della sommità del crinale della montagna, appena dall'altra parte, qui c'è il crinale, di qua c'è Israele che sta piangendo, e di qua ci sono le due vacche che stanno arrivando con la promessa.
E Israele non lo sapeva fino al momento in cui sono arrivate e sono scese nel campo di Giosuè, nel campo di Yoshua. Gloria a Dio. E quello che voglio ricordarvi è che mentre tutto sembra perduto, ci sono due mucche che vi stanno cercando. Appena oltre il crinale della montagna, e non lo sai quando arrivano, non lo sai quando si manifesteranno, ma stanno trasportando l'arca della promessa. Quando hai la fede in riserva e ti sembra che non riuscirai mai a ricevere ciò di cui hai bisogno da Dio, ti invito a pensare, ti invito a ricordarti questi due pupazzetti, queste due mucche, che possono essere appena al di là del crinale, appena al di là della sommità della montagna, stanno per arrivare con la tua promessa. Tu non le vedi, tu ancora, della tua vita c'è ancora Ichabod, la gloria se n'è andata, la tristezza, la mancanza, la tragedia di qua e di là, ma le mucche sono appena dall'altra parte della montagna e stanno arrivando. E quello che ti imploro di fare è non darti per vinto. Non gettare la spugna su Dio, perché Dio non ti dimenticherà mai, il tuo nome è tatuato nella sua mano. Quando hai la fede in riserva, ti invito a pensare che ci sono due mucche che ti stanno cercando, appena dall'altra parte del crinale del visibile, e che stanno arrivando con una tanica piena di benzina. Non darti mai per vinto. L'amore di Dio va al di là del comprensibile, la sua grazia oltre il ragionevole. Che sia un secondo o 100 anni, le risposte di Dio sono sempre, sempre sì e amen. In questa vita o nell'altra Dio mantiene sempre le sue promesse. Sulla terra o in cielo tutto è possibile a colui che crede. Diciamo come Marchiò, ma allora vuol dire che magari in questa vita sì, magari in questa vita no. Magari le mucche ci mettono fino al momento in cui passi dall'altra parte a portarti la promessa, ma la promessa è iscritta nella mano di Dio e non può mancare, non può mancare. Sì, esattamente, Dio arriva sempre al momento giusto, indubbiamente, ma non voglio che voi pensiate che questo è un metodo, un altro metodo, allora resistiamo, allora shanda shanda, carabondo, bobondi, botai, rotai, continuiamo a resistere perché ci sono le due mucche. Marchiò ha detto che ci sono due mucche che stanno arrivando. No, 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 non è un altro metodo, non è un'altra formalità, non è un altro sistema, no, è una situazione del tuo cuore che dice: sai una cosa, io aspetto e so che la risposta alle mie preghiere sta arrivando. Che ci metta un minuto, un anno, 10 anni, o che arrivi dall'altra parte della mia dipartita, non importa, ma so che il mio Dio è fedele e che anche se io dovessi essere infedele, Lui rimane fedele. Nel momento in cui la lancetta della benzina è su zero, e la lucetta si spegne o rimane accesa, tendi l'orecchio e ascolta, perché ci sono due mucche che stanno muggendo appena dall'altra parte del crinale. Un abbraccio ragazzi, vi voglio bene, che Dio vi benedica, ci sentiamo, quando è che ci sentiamo? Ci sentiamo lunedì. Un abbraccio a tutti, ciao.